Abbiamo 4 o 5 emittenti nazionali televisive sul panorama nazionale, a cominciare da Mediaset, da Sky, dal gruppo Telecom Italia Broadcasting, MTV e poi circa 400 piccole o piccolissime televisioni private. E questo è un settore, così come un po' tutto il panorama e il contesto nazionale, che sta vivendo un momento di crisi, a cui si accomuna un momento di grande trasformazione tecnologica e infrastrutturale. Siamo in piena digitalizzazione e lo switch off avverrà alla fine del 2012. Recentemente siamo riusciti a rinnovare il contratto nazionale di riferimento insieme all'associazione datoriale di categoria che è l'FRT, che rappresenta appunto queste le piccole e le grandi imprese televisive nazionali. Come dicevo, è un contesto anche questo in difficoltà e i lavoratori in questo scenario hanno tutto l'apporto e la possibilità e soprattutto il fatto di dover essere assistiti al meglio dalle organizzazioni sindacali. E su questo stiamo cercando di investire noi per primi come Wilcom Will. Siamo in qualche modo presenti sicuramente nelle grandi aziende e lo siamo e stiamo cercando di esserlo anche nelle piccole, rappresentando appunto al meglio i diritti e i doveri dei lavoratori, ma soprattutto cercando di salvaguardare al meglio l'occupazione. Quanto al contratto di riferimento, siamo riusciti anche qui a rispettare il nuovo accordo del 2009 con la triennalità, inserendo elementi innovativi, a cominciare da un ente bilaterale specifico per la formazione e a una commissione nazionale che dovrà istituire un fondo sanitario di assistenza sanitaria integrativa. Per quanto riguarda il futuro immediato, siamo di fronte alla gestione dell'accordo integrativo nazionale Mediaset e al rinnovo del contratto nazionale integrativo di Sky.